Buonasera a tutti, buonasera e bentornati a Track Talk. Insomma, ci mancava, a me personalmente mancava tantissimo. Siamo tornati per una puntata speciale dopo la grandissima parentesi del Mondiale di Manchester e quindi come fare a non presentare quel sergente che ci ha portato in battaglia più di una volta e che tutte le guerre vince? È con noi il sergente Peperoni. Buonasera Fabio, ben ritrovati a tutti i nostri tifosi, aspiranti giocatori e giocatrici, amici, coach, genitori. E insieme a un sergente abbiamo anche un capitano questa sera. Questa sera abbiamo l'onore di presentare a tutta l'Italia il capitano del Team Italy, Electric Lemon. Ciao a tutti! Un buonasera allora al nostro Il capitano, nostro il capitano capitano. della nostra nazionale che viene anche rappresentata dalla cravatta azzurra del nostro Certo, sergente. Io immancabile. invece, immancabile, la cravatta gialla per ricordare comunque che a Milano, insomma, il cuore batte per le Alpi se c'è E poco batte da giallo fare, nero, e certo. batte giallo-nero. Allora, sergente, entriamo nel vivo della nostra puntata e a questo punto presenterei anche un altro ospite. Perché da quest'anno c'è una novità, abbiamo un altro ospite. Io, Marina, credo ci sia perché non mi ha detto niente, quindi lo chiamo come se nulla fosse. Già lo sento dall'altra parte, eccolo lì. Sto parlando di Roberto Iacovacci. Buonasera, Roberto. Ciao a tutti. Benissimo, Roberto. Allora, dico una cosa sulla regia: di alzare leggermente il ritorno in studio perché lo sentiamo un po' basso. Ma ti sento, Roberto, ok, così va benissimo, perfetto. Roberto, buonasera, benvenuto. Siamo contenti di averti qui per questa nuova e entusiasmante puntata di Track Grazie a voi per l'invito. Talk. Allora, entriamo appunto nel vivo. Siamo a pochi giorni dalla fine dei mondiali. Lemon, ti sei ripresa tutto Sì, sto a posto? a posto, Benissimo. grazie. Allora, cosa possiamo dire, sergente? Un'introduzione alla, un'introduzione alla fine di questi mondiali, diciamo. Facciamo un Ma po' io farei riassunto. un più che un'introduzione, io darei un commento personale, perché questo mondiale che viene a distanza di 3 anni dal primo mondiale del Team Italy femminile, che si è svolto nel 2014 a Dallas, io l'ho vissuto da tifoso, da casa, e devo dire che è stato un mondiale molto emozionante, sicuramente per chi è andato a Manchester, che essendo una meta più vicina è stata anche più raggiungibile per i tifosi in carne e ossa, ma è stato un grande successo per tutti. Il movimento italiano di roller derby, perché si è vista una nazionale non solo molto competitiva, come assolutamente ci aspettavamo, ma anche molto creativa, molto bella da vedere ed emozionante da guardare in streaming. Quindi un grande successo che si è, come appunto adesso analizzerà con noi Roberto, si è concluso con diverse vittorie, alcune Beh, allora veramente andiamo di già, eccezione. andiamo a vedere allora Vediamo il i bollettino, risultati. i risultati delle allora, cosa che vabbè sono le azzurre, le ampiate, eccolo qua, perfetto. Questi sono i risultati. Allora, la prima partita è stata contro il team delle indigene, cosiddetto, no? Sì, un team misto di minoranze etniche che è stato creato apposta per questa competizione internazionale. E devo dire che una partita di soli 30 minuti, giusto Lemon? Esatto. Una partita a flusso continuo di soli 30 minuti che ha visto le azzurre partire benissimo, con un grande spirito di squadra e grande unità di intenti, grandissima concentrazione, cosa che invece le indigene all'inizio della partita non avevano. C'è stata una grandissima rimonta delle indigene, ma il Team Italy si è assestato su un 91-67 che ha consentito di iniziare alla grandissima il mondiale. Ecco, Lemon, il ricordo di quella prima partita, l'emozione di scendere in campo in questo mondiale? Allora, eravamo un po' timorate perché non conoscevamo molto bene queste avversarie e dalle poche foto che abbiamo visto erano anche delle belle avversarie. In realtà però dopo i primi gem abbiamo iniziato a capire che potevamo farcela, quindi abbiamo creduto in noi e alla fine il risultato abbiamo portato a casa. Ecco, Roberto ha invece seguito da casa tutte le partite e ha fatto una bellissima telecronaca su Facebook. Che cosa ti ricordi, Roberto, di questa prima partita? La prima partita ha avuto una cosa meravigliosa che è stato l'inizio delle nostre, è stata una roba assolutamente devastante, mi pare che a un certo punto fossero sul 35-0, una roba del genere. E poi si sono svegliate,
per sfortuna nostra, le indigene hanno cominciato a rimontare, noi abbiamo continuato a fare punti e lì c'è stato un momento in cui ho detto: oddio, queste ci rimontano, queste arrivano. All'ultimo gem abbiamo fatto il capolavoro, in realtà il capolavoro l'hanno fatto loro, perché al penultimo gem due blocker ci sono fatti andare al penalty box, per cui all'ultimo gem abbiamo preso subito la lead, le abbiamo bloccate subito, abbiamo fatto un paio di punti in più, e così, anche se sono quei quasi 30 punti di differenza, no, sono 24, però al penultimo gem erano un po' di meno e insomma un po' di ansietta ce la siamo fatta venire tutti quanti. Comunque io sono assolutamente strasoddisfatto di come è andato il mondiale delle ragazze. Ma adesso appunto ne parleremo pian pianino. Allora andiamo avanti, vediamo invece la seconda partita. La seconda partita, un'altra vittoria per l'Italia. Un'altra vittoria schiacciante, cioè se nella prima partita forse ci è venuto il dubbio che se fosse stata una partita regolamentare, forse le azzurre avrebbero avuto qualche rischio, avrebbero corso qualche rischio, con l'Iran o come diavolo si chiamava quel team. Non ho capito esattamente quale fosse il punto. Ce n'erano un paio di sensazioni strane, anche la Nuova Zelanda che ha cambiato il nome, sì, a un certo punto quello, chiamandosi col nome è un nome Maori, esatto, diciamo, Maori, giusto, originario, ecco. Diciamo che il roller derby, non essendo inquadrato nelle federazioni solite e consolidate del CIO, consente questo tipo di decisioni alternative. E quindi contro l'Iran, contro l'Iran 114-30 non c'è stata partita. Beh, cioè io mi ricordo che ero al lavoro, che non potevo seguire in diretta le partite, le ho viste poi in differita, e arrivavano dei messaggi di Iacovacci del tipo: non c'è partita, vabbè, queste ce le beviamo, robe del genere. Ho detto: vacci piano, nel senso, poi in realtà invece, il risultato è stato proprio questo. Com'è stato l'Evo questa partita? Più facile della prima. E perché allora, io avevo un po' questa cosa indotta da Bruno, da Betty Burp, che diceva: sono americane, sono comunque, giocano in team europei, okay, eccetera eccetera, quindi anche ero un po' timorata, però poi in realtà non facevano molto squadra, non facevano molto gruppo, giocavano tutte molto da sole, quindi in realtà alla grande anche questa. Roberto, il tuo ricordo di questa partita, se le sono davvero bevute? Io ricordo una differenza sostanziale nelle prime due partite, cioè entrambe erano squadre praticamente alla prima esperienza, diciamo, di gioco collettivo, nel senso che sia il team Indigenous che il team Iran sono nate un po' lì per il mondiale. La differenza è che il team Indigenous aveva una jammer che bastava da sola per fare i punti e che l'Iran no. Quella è stata la grossa differenza. E poi grande appunto il lavoro quindi di difesa anche delle nostre. Arriviamo quindi poi al, sempre nel pomeriggio del secondo giorno di gara, credo, stesso giorno dell'Iran, credo fosse, no? No, primo giorno le partite. Allora, primo giorno di queste due partite corse. Secondo giorno invece si inizia con le partite lunghe e si inizia con la nostra bestia nera. La bestia nera del team Italy. Che è diventata, grazie a questi mondiali, la squadra con cui, forse il team Italy, la squadra nazionale con cui il team Italy ha giocato di più, superando anche la Svizzera, che era storicamente la squadra, le cugine transalpine, insomma, con cui avevamo giocato. E come dire, io ho visto, se posso dire, un miglioramento comunque rispetto alle altre volte che si sono incontrati con il team Belgium. È vero, il finale è impietoso, direi, per l'Italia. Ma se posso dire la mia, primi 5 gem il risultato era 50-0, sì, se non ricordo male. Una cosa del genere. L'Italia, sì. Iniziato, Roberto, ti ricordi questo numero? 55 mi sembra 55. 55 addirittura. Quindi mi ricordo che ho fatto pausa sullo streaming e ho detto: vabbè, aspettiamo un attimo. E ho preso degli alcolici e dei cioccolatini. Mi ricordo molto bene questo dettaglio. Perché l'Italia è partita, secondo me, con la preoccupazione. Come? In settimana. Sì, sì, in settimana. Era ormai mezzanotte e mezza quando sono riuscito a vedere la partita. Però mi ricordo che ho fatto questa considerazione, che l'Italia è partita con la preoccupazione di giocare in offense sempre per poter facilitare il passaggio della propria jammer, e spesso e volentieri sull'initial pass, ma anche sugli scoring pass, non si faceva attenzione alla jammer avversaria, che le jammer del Belgio sono piccoline, agili, sembrano non arrestarsi mai e soprattutto passano sulle linee.
passano sulle linee in spazi veramente ristretti. Quindi quando uno dice vabbè ce l'ho, la sto bloccando, in realtà non ce l'hai, non la stai bloccando e lei ti passa. Quindi nei primi 5 jam c'è stata questa batosta dalla quale il Team Italy, pur avendo giocato una partita molto molto valida dal punto di vista tecnico, non è riuscita mai a recuperare, nonostante il secondo periodo in particolare sia stato molto spettacolare e si è vista un Team Italy che cominciava veramente a giocare in maniera professionale. Questo è il mio commento, e adesso vediamo magari qualche commento da parte di Lemon. Tu cosa ti ricordi questa partita, nel senso come siete scesi in campo? Io mi ricordo solo questo. Ma quando, in che momento? Se diciamo che eravate 55-0, avete fatto la metà dei punti che poi avete fatto alla fine, perché sì, ma 111. Noi abbiamo sempre questa rimonta, poi i primi jam non vanno sempre bene, dopo abbiamo la rimonta, però poi alla fine non le abbiamo mai raggiunte. Questo è il problema. È stato quindi. Roberto, tu cosa ti ricordi di questa partita? Com'è stata? Allora, io mi ricordo che avevo gli incubi ogni volta che gli announcer nominavano la jammer avversaria Hipshot, una roba terrificante, passava sempre, faceva sempre un miliardo di punti. Proprio. Mi sentivo male io per voi. L'altra cosa che mi ho notato è che abbiamo fatto più punti nel primo period. Anche se a vedere la partita così, uno per come se la ricorda, sembra che abbiamo giocato meglio il secondo, mi pare che abbiamo fatto più punti nel primo period. Pensate. Bene. Io ho notato un po', Roby, scusa, ho notato un pochino la sindrome delle stelle incollate, cioè quella che chiamo io la sindrome delle stelle incollate, e cioè che nel momento in cui non hai la lead, devi in qualche modo correre ai ripari e passare la stella o tentare un passaggio della stella. Quello che diceva il capitano Lemon è che si sono un po' sentite perse dopo questi primi 10 minuti di sanguamento, diciamo. Probabilmente hanno perso un pochino la concentrazione e la volontà di riprendere le redini di una partita che poteva essere gestita forse su questi piccoli dettagli in maniera più razionale e fredda. Immagino non sia stato facile, dopo 2 vittorie relativamente semplici, avere questa doccia fredda dei primi 5 jam ha condizionato poi tutta la partita. Fine, con il Belgio più o meno il risultato, il differenziale è sempre quello. Noi aspettiamo sempre il momento in cui il Belgio uscirà con le orecchie piegate. Terzo giorno, insomma, la partita dove bisognava vincere e stravincere per riuscire ad agguantare forse quel fantomatico 16° posto per entrare nella seconda fase. Tutti matematici siamo diventati durante quella partita, fare rapporti, calcoli, 13-1, no, 71, non si capiva più niente. A un certo punto ho consumato la calcolatrice. A un certo punto sembra che avessimo vinto quasi il mondiale e un minuto dopo eravamo gli ultimi in classifica. Infatti, non si capiva niente questa cosa qui. Adesso forse ce ne parlerà nel dettaglio Roberto, però in effetti il risultato di questa partita 381-35 è un risultato. Abbiamo visto dei risultati pazzeschi in questo mondiale. Sì, abbiamo visto dei risultati in 4 cifre. Sì, sì. Squadre in 4 cifre e altre in una cifra. No, 4 cifre. Forse qualcuno mille è arrivato. Dici, siamo arrivati a 790. 790 l'ho visto, sì. Sicuro. 790. Forse ce lo farà vedere anche Roberto. Ha preparato delle immagini da antologia. Però ecco, questa cosa qui di 381-35 è un risultato che raramente si vede, si è visto anche nel roller derby italiano. Il Team Italy ha fatto senz'altro dato prova di saper contare proprio i punti in tempo reale e scegliere la strategia giusta per ottenere il differenziale giusto, che allora, poi non è stato quello ideale, ma ci siamo andati molto sul vicino. Finale, sull'ultimo jam, sulla penultima jam ne parliamo dopo. Faremo una stagione Roberto, parliamone poi con Roberto, che fa poco daremo l'infausto compito di spiegarci il ranking. Quindi non cambiate canale, non cambiate canale. Cosa ti ricordi poi invece di questa partita, Lemon? Cioè, macinavate punti davvero, sì. Come non so, sì, cioè, sì. Ma abbiamo fatto anche qua al contrario, come il Belgio. In realtà abbiamo fatto
dei primi period in cui loro erano a zero e noi abbiamo fatto tipo 100 punti, sì, una roba del qualcosa genere. Del genere, sì, e credo. Quindi guardi il tabellone e dici wow, funziona. Allora, però c'era un po' questa storia da Mokic per cui per ogni punto fatto dall'Islanda voi dovete fare almeno 13 punti, sì, 12,99, sì. Però noi al contrario di voi non avevamo questa calcolatrice e quindi, cioè, quindi boh, un po' così a braccio. E abbiamo visto comunque una grande partita, abbiamo visto delle giocate, dei passaggi, dei blocchi, delle fruste, l'ho definita la frusta tessile, magliette, sì, che sono allungate per tutto il, esatto, il pack, stanno, gente che stanno studiando l'effetto fionda, più che una frusta, quella era una fionda, perché fionda va in tensione e poi rilasci la gemma, e allora prima catapultandola. E soprattutto abbiamo visto anche gente ballare sul track. Regia, mi puoi far vedere quel video? Vediamolo, vediamola. Vediamo, ecco, aspetta che sta andando. Sta arrivando. Eccolo qua. Eccolo. Allora, adesso, ecco. Cioè, Lemon si è data la danza. Rivediamo un attimo. Sì. Proprio ormai siamo la Lemon Dance. Siamo la Lemon Dance, ormai è una, cioè, ballata da tutto, sì, il movimento, sì, del roller derby mondiale, giusto? Esatto, Peroni, sì. Cioè, dopo il ballo del pinguino siamo arrivati alla, sì, Lemon, sì, Dance. No, dovremmo brevettarlo, penso, perché qualcuno, sai, un ragazzo del Fag Dance infatti, potrebbe, cioè, fare un video virale. Questo non lo so, perché quanto vi siete divertiti a giocare quella partita? Sì, abbastanza, dai. Quando si vince ci si diverte. Però poi, insomma, a fine partita la doccia amara, la doccia fredda. Ma in realtà io credo che le ragazze non se ne siano tanto accorte. Esattamente poi, come i genitori a casa. Perché voglio dire, io dico, va bene, andiamo al mondiale. Abbiamo giocato delle partite, abbiamo vinto, abbiamo perso. Partita finale, quella che si supponeva essere la partita finale del mondiale. Una partita, una valanga di punti. Un successo enorme. Genitori soddisfatti. Perché hanno vinto le ragazze, quante... però non hanno vinto abbastanza. Questa cosa che il ranking ti mette la pulce nelle orecchie, che tu sì, hai fatto bene, perché hai fatto 10 volte i loro punti, però potevi fare meglio. È bravo, ma non si applica. Ma questo è inaccettabile, perché voglio dire, se noi avessimo vinto in questo modo a Dallas 3 anni fa, veramente il roller derby sarebbe sport nazionale. E invece, allora, io direi, no, vediamo allora le altre due slide che abbiamo preparato proprio sull'effetto un attimino anche del ranking e di come conquistare o non conquistare la lead cambia tantissimo a questo punto, perché insomma fare più punti o farne meno è fondamentale. Questo è un grafico, ad esempio, sulle percentuali di lead conquistate nel torneo. Questo, tra l'altro, ringraziamo Mad Minion per la nostra nuova rubrica Io e le mie statistiche, che ha preparato questa slide in cui si riassume un pochino qual è stata la percentuale di lead conquistate dal Team Italy in tutto il torneo. Quindi, insomma, è un bilancio molto favorevole. È chiaro che è impattato tanto dall'ultima partita, e quindi buoni risultati, buone percentuali, ci siamo, è tutto, ma nostro, non abbastanza ancora, sì, continuiamo non questo, abbastanza con forse questo. Forse sul risultato finale, anche e soprattutto di Italia Islanda, è pesato quel 22 cutting che, se vedo bene nella slide, no, sono dietro, stati nella slide precedente, c'è stato mediamente un penalty per Gem, che è un dato abbastanza interessante. Con adesso l'Islanda? Devo rivedere. No, questo è per il generale del torneo. In tutti già che avete giocato. Quindi dice, quanti sono tuoi quei? No, io. Questa volta com'è andata? Assolutamente. È andata bene. Credo di non averne fatto. Nessun fallo. Nessun fallo. Io? No, non tu, in generale. Tu, in generale, sei, in quanto capitano, fuori, sei responsabile del rendimento. Sentiamolo, Roberto, un piccolo reportage sulle penalties. Cosa ci puoi dire? Allora, io da quello che mi ricordo, quel 37% perso, tipo, saranno perse tutte contro il Belgio. Sì, è probabile che abbia pesato molto quella partita, certo. E tra l'altro, quella media di un cutting per Gem l'abbiamo praticamente fatta, nel senso, diciamo, quella media lì, sempre nei primi 10 minuti contro il Belgio, perché lì abbiamo fatto una quantità spaventosa, mi ricordo. Cioè, andavamo sempre fuori e loro facevano punti a valanga. Il capitano come si è comportato con le perdite, tu che arrivi a controllare e vedere? Ma in realtà no, le guardavo solo delle gemme, perché le penalty delle blocker, bene o male, le assorbi, nel senso, tanto okay, sono bravissime, quindi sono in 4 o in 3 non cambia niente. Quando la gemmer va penalty box, invece stai lì a mangiarti le unghie, sbrigati. Sì, sì, è già più problematico. Perché vedi la partita dal vivo, riesci a capire cosa è successo. Spesso in streaming
c'è qualcosa che non va, ti accorgi che ti manca un pezzo, che ti manca una gemma laggiù. C'è qualcosa che non va. Dov'è? E poi il giro dopo, quando stacca la camera, vedi che è lì seduto, un puntino azzurro nel penalty box. Allora, direi che è arrivato il momento di dare a Iacovacci ciò che è di Iacovacci. Certo, certo. E quindi, Roberto, allora, spiegaci per noi profani, oppure per noi che non lo vogliamo capire, questo benedetto ranking. Allora, io l'ho detto, non ci abbiamo capito niente, ci è sembrata la scelta peggiore possibile da fare, e invece tu adesso so che ci spiegherai perché è stata la scelta migliore nonostante tutto, e che poi alla fine è abbastanza democratico come sistema, giusto? Allora, in realtà non è la scelta migliore in senso assoluto, cominciamo a dire questa cosa. Comunque, le domande, diciamo, più frequenti che ho sentito sono state fondamentalmente due: come funziona il ranking, ovviamente, e perché si è scelto il ranking. Partiamo dalla seconda. Il ranking si è scelto per un semplicissimo motivo: è stato deciso di avere tutte e 38 le squadre iscritte alla competizione mondiale. È stato deciso da chi? Dalle squadre che hanno votato. Quindi è stata presa una decisione democratica di avere tutte le squadre. Questo che significa che devi fare un sacco di partite. Quindi è che colpa nostra del Team Italy, quindi abbiamo votato anche noi. Ma magari loro hanno votato contro, però sono 38. Ah, ecco. Devi chiederlo al capitano, questo, non a me. O ci siamo astenuti o abbiamo votato a favore, perché comunque l'atmosfera che si crea in una competizione in cui ci sono così tante nazionali, 38 nazionali è veramente unica. Dovevano essere 40, poi alla fine si è chiuso con 38. E devo dire che io immagino, perché l'ho vissuta qualche anno fa, però immagino che un torneo in cui ci sono solo le prime 16 e si giocano delle qualificazioni in separata sede non possa avere la stessa atmosfera. Prego Roberto, vai pure. Diciamo che avere tutte le squadre fa parte di quello spirito inclusivo che è, insomma, una delle caratteristiche del roller derby. Comunque, dicevamo, 38 squadre, troppe partite, non si poteva usare una struttura come quella ad esempio usata ai mondiali di Dallas del 2014, che è un po' quella dei mondiali di calcio che tutti conosciamo. Una serie di gironi da quattro squadre, le prime passano e vanno a fare eliminazione diretta. Troppe partite. E però allora qualcuno vorrebbe dire: perché non si poteva fare direttamente eliminazione diretta tra tutte le squadre? Perché con questa formula del ranking tu sei riuscito a garantire un numero minimo di partite ad ogni squadra. Se tu fai dire subito eliminazione diretta, basta che becchi una squadra forte e sei subito fuori. Per cui diciamo che quello spirito di inclusione di cui parlavi prima, c'è anche la voglia di far giocare tutte le squadre, di far assolutamente giocare un po'. Ma ho fatto un esempio banale: quando abbiamo fatto gli europei a Mons nel 2016 eravamo 9 squadre, noi abbiamo beccato un turno preliminare contro il Galles, ce le hanno suonate di santa ragione e siamo subito finiti nella fase di consolazione. Non è stato un sorteggio particolarmente fortunato, diciamo. Allora, scusate, una piccola parentesi, Rob, da notare che quando un tifoso parla alla prima persona plurale, cioè siamo andati a Mons a giocare gli europei, vuol dire che veramente c'è una comunità di tifosi che si impersonifica in chi va effettivamente poi a Mons. Quindi è molto, molto bello quello che inavvertitamente è successo adesso. Grazie, assolutamente, Roberto. Cioè io in questo, cioè quando parlo di, diciamo, soprattutto del Team Italy, mi tolgo sia il cappello di la maglietta di NSO e il cappello di, facciamo finta di dire giornalista, in realtà non è vero. dopo ci torniamo su questo tema. E assolutamente indosso la sciarpa e la bandiera del tifoso, ma proprio spudoratamente. Allora, come funziona questo benedetto ranking? C'è uno schema semplicissimo, infatti, che tu ci hai mandato, ci hai legato uno schema di una semplicità assoluta. Io chiedo a Marina, eccolo qua, grazie mille Roberto per questo schema semplicissimo da comprendere. Mappa neurale. La cosa divertente è che ho semplificato tantissimo rispetto a quel post che la prima volta che lo hanno pubblicato sul sito della WFTDA o della Coppa del Mondo, adesso non mi ricordo dove era, l'ho dovuto leggere 3 volte per capire di cosa stavamo parlando. Allora, in soldoni, come funziona questa cosa del ranking? Gli organizzatori hanno mandato delle domande alle squadre, e non ho idea di quali domande perché non le ho viste, e in base alle risposte su non so bene cosa, ma immagino su partite, esperienze, eccetera, hanno fatto una sorta di ranking iniziale. Ah, come i giorni militari, ti piacciono i fiori? Benissimo. Probabile, anche quello gli avranno chiesto. Dipingeresti una gemma se potessi?
con questo ranking hanno fatto praticamente una catena, che è quella che vedete, quella specie di via di mezzo fra una X e una K sulla destra, sì, in cui tutte le squadre, ogni squadra è collegata ad altre due squadre, e ci sono dei numerini in rosso e in blu che indicano il rapporto, che non fa niente se non si leggono, indicano un rapporto di forza fra le squadre supposto su questo ranking iniziale. Questo significa che le due squadre, ogni squadra è collegata ad altre due squadre e avrebbe affrontato queste due nel primo giorno. Noi nel nostro caso eravamo collegati ad Iran e a Team Indigenous, sì, e se non mi ricordo male, perché non si legge bene, però mi sembra che in entrambi i casi eravamo dati per più forti, non so esattamente quanto. No, l'Indigenous eravamo dati per meno forti, e cioè se quello rosso meno... è quello, sì. No, ma c'è un meno davanti. Poi adesso non è che si spiegassero granché sul sito come era il funzionamento, Cioè il meno credo che intendesse il rapporto di forza rispetto alla freccia. Ah, ok. Non sono sceso troppo nel dettaglio di questo primo giorno. Scusa, Roberto, tu hai sentito il tuo commercialista comunque prima di proporci questa slide, perché stai attento all'IRPEF in questi casi, all'aliquota. Comunque, stai fatto che partivamo con i rapporti di forza con Indigenous e Iran dettati da questa catena appunto di ranking, giusto? Ogni squadra aveva una sua catena che gli dava i rapporti di forza rispetto alle due squadre che avrebbe affrontato, okay, e in base al risultato di queste due partite è stata fatta una prima classifica di ranking con cui sono stati formalizzati altri due incontri, okay, tra squadre di ranking simile. Io però ho chiuso la slide e non vi vedo più. Ok, questo quindi una volta fatte prima le prime partite, poi viene rifatto appunto il conteggio del ranking in modo aggiornato sulle due cose, e quindi viene rimesso in una nuova catena, diciamo, che quindi va a ridarci altre due squadre che incontriamo, appunto, quindi il Belgio e poi l'Islanda, giusto? Perché come funziona? Come per le slide che vi ha sempre fatto vedere Pippo quando giocavano le Arpis, c'era un Bowl Predictor al mondiale, okay, cioè un tool che ti dice, in base al rapporto di forza tra le squadre, il risultato deve avere questa proporzione di punti. Ce n'era uno anche al mondiale, scoperto per caso tra l'altro perché era nascostissimo fra i link, che ci diceva il rapporto di forza tra le squadre. Quindi già dalla terza partita noi sapevamo che contro il Belgio era atteso un determinato risultato, che non mi ricordo, forse avrò fatto lo screenshot, ma non me lo ricordo assolutamente. E... ma che tutto con il Belgio eravamo quasi in linea con la predizione, anzi forse qualcosina forse meglio abbiamo fatto in realtà. Cioè abbiamo dato un po' di filo da torcere al Belgio, credo, se non ricordo male. Adesso questo non me lo ricordo. Comunque, con queste... Perché è una confusione? Mi sono preparato sulla parte tecnica. Il risultato della prima giornata ha determinato poi gli accoppiamenti della seconda. Quindi fino alla fine della prima giornata di gare, il Team Italy non sapeva quali sarebbero state le avversarie. No, diceva infatti Nemona che mi è fuori, insomma, che... non sapevate con chi avesse giocato fino quasi all'ultimo, davvero. È stata un po' una delusione, a dire la verità, da tifoso dello sport in generale, il fatto di rivedere giocare il Team Italy contro squadre che aveva già incontrato agli europei, perché sia il Belgio che l'Islanda erano il Belgio l'abbiamo incontrato a Dallas. Il Belgio è stato incontrato a Dallas, agli europei, allo SCOD 2017. Vabbè, però quelle erano amichevoli. E poi abbiamo fatto ai mondiali. No, e poi abbiamo fatto un'altra partita. Pure, un'altra. Anche qua, siamo andati. Abbiamo fatto siamo andati noi là, quindi confermi il fatto che di essere di nuovo giocato, sorteggiato infatti, col Belgio a un certo punto avete detto cosa avete pensato quando voi avete cosa hai pensato, che palle pensato tutti, voglio dire, allora qualcuno avrà pensato già li conosciamo, possiamo mettere in atto delle strategie, ma conoscendo avrà detto no, ancora loro, ancora loro detto, che ancora passano loro sulle linee e che ci danno 50 con punti 38 squadre proprio quella della andare a beccare, però anche l'Islanda l'avevamo già incontrata, perché l'Islanda? Perché l'Islanda, Roberto? Perché dal misterioso algoritmo sviluppato da quelli che hanno organizzato il mondiale è uscita l'Islanda. L'algoritmo è veramente misterioso. Ma quindi, Roberto, andiamo quindi a vedere. Allora, appunto, tu hai fatto la terza slide che dice proprio come funziona e hai portato proprio l'esempio di Italia-Islanda. Spiegacelo proprio qui nel particolare di quella partita, per capire il ranking finale. Fammi,
fammi fare un passo indietro, alla fine delle seconde due partite, quindi contro il Belgio e con l'Islanda, è stata rifatta una classifica di ranking e le prime 16 avrebbero giocato la domenica. Sì. E le prime 8 in particolare sarebbero andate a giocarsi la vittoria. Sì. Un paio di considerazioni aggiuntive. Il ranking di una squadra non si calcola solo in base ai risultati che fa nelle sue partite, ma anche influenza i risultati delle altre partite. Okay. Per capirci, la partita contro l'Islanda non è stata determinata, il ranking nostro, meglio, il bout predictor, il risultato che indicava il bout predictor della nostra partita contro l'Islanda è stato determinato da tutti i risultati fatti dall'Islanda, per cui noi abbiamo fatto un po' meglio contro il Belgio, quindi rispetto a quello che si aspettava il ranking siamo risultati un po' più forti. L'Islanda le ha prese di santa ragione contro la Scozia, quindi rispetto a quello che era il suo ranking è stato abbassato ulteriormente. Quindi secondo il Papa Dito dovevamo essere ancora più bravi contro l'Islanda rispetto al giorno prima. Esattamente, io il giorno prima guardavo, infatti l'ho seguito l'aggiornamento del Bout Predictor contro l'Islanda e lo vedevo che ogni volta che guardavo peggiorava, era sempre peggiore, ho detto Dio, ma quanti punti dobbiamo fare a un certo punto? In tempo reale, questa cosa qui è assolutamente ingestibile quando sei sul track, perché sì, già tanto se riesci a mettere dentro 5 persone a ogni gem... Ma sicuramente sarà da mettere un nuovo personaggio, l'IT, un IT che vi segue tutto ma il giorno. Guarda, non me ne parlare che già ci sono dei progetti molto molto belli, sapevo, di statistiche in tempo reale e già le squadre di livello più alto, sia i team, i club diciamo, che i team nazionali, hanno delle persone che sono disperse tra il pubblico nei luoghi più impensati. Uno l'ho trovato anche nei bagni pubblici all'ultimo mondiale, che faceva statistiche su qualsiasi cosa in modo tale da sapere chi schierare, chi non schierare, come rendono le altre squadre. Noi già tanto se riusciamo a capire come rendiamo noi, dato che abbiamo lì la calcolatrice e vogliamo capire se stiamo andando bene o male, quindi difficilissimo da seguire in tempo reale. Chiudiamo Roberto questa spiegazione, vai avanti pure. Comunque dicevo, quindi quello che è successo è che noi ci siamo ritrovati contro l'Islanda a dover fare un risultato il cui rapporto di punti fra il nostro e quello dell'avversario era 12-99, che significa che se disgraziatamente ci fanno un punto, per recuperarlo dobbiamo farne 13. E la cosa drammatica, poi l'esito drammatico della partita, che si vede sia dalla mia slide che da quelle che aveva fatto Minion, è che al penultimo gem stavamo abbastanza sopra. Sì, 13-52 il penultimo gem. Esatto, e poi complice un cutting della nostra jammer, se non ricordo male, e quindi non siamo riusciti a tenere la jammer avversaria, hanno fatto l'Islanda mi pare 8 punti, 15 punti, non mi ricordo, punti, una quantità ovviamente 27-35. Mi sembra che erano, hanno fatti mi pare 8 punti, perché se non sbaglio stavano a 27. Sì, da 27-35, sì. Esatto, esattamente. E quei pochi punti fatti dall'Islanda, visto il rapporto di punti del Bout Predictor, per noi hanno pesato in maniera enorme. 10-88 invece che 12-99. Esattamente. Comunque voglio consolare un po' tutti quanti, mi sono fatto un po' di calcoli, un po' di cose, non saremmo mai rientrati nelle prime 16 se avessimo... Anzi Roberto, dimmi se sbaglio, c'è il rischio di arrivare al 17° sbaglio? Sì, esattamente. Che a quel punto fosse ancora peggio, mi viene da esatto. dire, no? A quel punto dici per una posizione sola. E comunque abbiamo chiuso al 23° posto, mi sembra, sì, riprendendoci il nostro posto anche dei mondiali Dallas, se non sbaglio, no? Sì, c'è una differenza sostanziale, che a Dallas l'Italia si è classificata 23esima vincendo una partita su 4 su 30 squadre, qua 8 squadre in più su 30, questa volta vincendo 3 partite su 4 l'Italia si è classificata 23esima su 38, quindi se avete ancora le calcolatrici che avete comprato per i mondiali, fate bene i risultati, fate bene i calcoli per vedere qual è il risultato effettivo della nostra nazione. Ma allora Roberto, raccontici un po' i pro e i contro di questo ranking, alla fine è un bene o un male, che cosa funziona e cosa non va? Allora, come dicevo prima, diciamo che il ranking è stato un male necessario, nel senso che nel momento in cui hai deciso di avere tutte le squadre dentro, questo è stato il modo più giusto, se vogliamo, di organizzare il mondiale. Gli organizzatori ci tenevano proprio a questo fatto, che il ranking fosse uno strumento che riesce a mettere una classifica di squadre
vicina il più possibile agli effettuali rendimenti. E come si vede dall'ultima slide, che non so se è inquadrata in questo momento, riassumendo, no, quella dopo, l'ultima, questa è troppo lunga, poi se no ci metto troppo tempo. Questa qua, eccola qua. L'importante è che tutte le slide che stiamo proponendo, come al solito, saranno riprodotte su PowerGem, e ovviamente sono tratte, sono stralci da un articolo, da una serie di articoli, anzi, che è scritto su PowerGem, che invito tutti ad andare a leggere, perché poi faremo dei questionari, quindi se dovete anche rispondere alle domande. Ma visto che fanno le domande anche da WFTDA, sì, Raffaele Ranking, domande, anche noi faremo le domande per il nostro pubblico, per fare un ranking del nostro pubblico. Dicevi, appunto, no, riassumendo, quindi, e lo vediamo poi appunto in una tabella che hai fatto che tu puoi contro. Sì, ci tengo a farvi sapere che è un brutale copia e incolla di quello che ho scritto sull'articolo, con alcuni tagli, non è che... Non si butta via niente, Roberto, ci mancherà. Si vede che l'articolo era buono, Roberto. Infatti. PowerGem è come il maiale, mettiamola così. Allora, allora, in soldoni, loro dicevano, con questo sistema riusciamo a fare una classifica che si avvicina a quella uscita, diciamo, sul campo. E effettivamente è vero, non so se si legge molto nella parte pro, però le squadre sono, le prime 16 sono ordinate rispetto ai risultati che hanno ottenuto, e a destra è indicato il loro ranking, e più o meno sono nello stesso ordine se ci fate caso, a parte l'Australia che ha un punteggio ranking più alto degli Stati Uniti perché ha vinto due partite di 800-0 o qualcosa del genere. Okay. Questo quindi può essere un pro, se vogliamo. Perché, e l'altro pro è che tutte le squadre giocano un numero minimo di partite, sempre dato il fatto che comunque tu hai 4 giorni, 4 track e 38 squadre, quindi questi sono i due pro. I contro, che è un sistema complesso, che non è per tutti, che non sai il giorno dopo contro chi, e soprattutto quando giochi, perché giocare alle 9 di mattina o giocare alle 6 di pomeriggio ti cambia abbastanza la vita. Questo vale anche per gli NSO, perché ricordiamo che c'era il primo NSO italiano al mondiale, assolutamente questo. Sergeant Bernice, che salutiamo, ci sta seguendo, insomma, l'avete fatto anche lavorare un bel po', ma ha lavorato tanto anche per le partite del Team Italy, l'abbiamo sempre vista inquadrata. Faceva delle grandi l'altro sergente del derby italiano, infatti è un sergente vero, però poi indagheremo. E appunto, Roberto, dicevi, poi conto c'è il fatto di dire che insomma si scacciava sull'acceleratore e non si mollava mai a un certo punto. Assolutamente, questo sistema ti obbliga a giocare sempre al 1000, sempre al massimo, sempre con la miglior line in campo, e soprattutto non puoi avere pietà dell'avversario, perché fare 100 punti in più rispetto a quelli che stai facendo ti migliora il ranking, e quindi ti cambia un po' la vita nelle partite successive. Viceversa, chiaramente, se stai perdendo 700-0 e fai un punto, il tuo ranking fa un salto. Però qual è il problema? Che primo, non puoi far giocare tutti, perché non c'è la classica partita magari all'ultima del girone in cui giocano le ultime due, chi vince vince, chi se ne frega, facciamo giocare chi non ha mai giocato, non te lo puoi permettere, devi sempre mettere la miglior line in campo. E secondo, come dicevo, non puoi avere pietà, che per assoluto va un po' contro appunto quelle idee invece di inclusione di cui parlavamo prima, anche, insomma, esattamente, quindi... esattamente, e non puoi, e devi per forza infierire, anche se non vorresti, sono usciti dei risultati come questo 795-7. Abbiamo visto infatti nella slide Team Canada che vince 795-7 contro la Grecia. Qualcosa di più, credo, perché potevano fare qualcosa. Ho fatto un calcolo che probabilmente si riescono a fare circa 1200 punti. Ma se fai, dire che può essere, se spremi tutti i gem fino a due minuti, puoi facendo. Essere l'atleta più motivato di questo mondo, ma quando torni a casa con un risultato del genere, immagino che le greche erano un po' demotivate. No, non credo. Contente, è successo di anche a noi con l'Australia. Il Team Italy ha fatto la sua apparizione, diciamo, sì, sulla scena internazionale con un 505-5 contro l'Australia. Ma quei 5 l'abbiamo festeggiato. Infatti quasi tutti in un gem, quindi neanche spalmati, però. Benissimo. Roberto, cos'altro possiamo dire conclusa questo nostro viaggio all'interno dei meandri del ranking, della matematica? Sei stato il nostro Alberto Angela di questa sera. Sì, ma non solo, scusa Roberto, io adesso sarà un momento televisivo questo alla Maria De Filippi, però volevo ringraziarti pubblicamente. Ma Roberto è qui?
Roberto, no, volevo ringraziarti. Roberto non è qui, dietro quella porta, quella porta non c'è Roberto, però volevo ringraziarti pubblicamente perché durante tutti i mondiali sei stato tu personalmente l'unica testata giornalistica italiana a seguire questo evento, che è stato un evento molto importante, che ha segnato, secondo me, esattamente come l'ha fatto anche Dallas 3 anni fa, un punto di svolta, ha messo un paletto nella storia del roller derby italiano. E tu sei stato abile a fornire tutte le informazioni che nel tempo giusto, con i tempi giusti e con il giusto dettaglio, come fa una testata giornalistica di tutto rispetto. Quindi grazie a nome di tutti che erano qui a casa, tutti quelli che come me erano a casa. È un lavoro sporco, ma qualcuno deve farlo, può farlo, no? Sì, sì, l'hai fatto molto bene, secondo me. Roberto, davvero, grazie mille allora per tutta questa spiegazione. Ci hai quasi convinto, diciamo, dai, che forse allora mi è piaciuto, era il male necessario, diciamo, questo ranking. Ci ha fatto venire il mal di testa, però, come dire, le partite sono state comunque belle, ci siamo divertiti tantissimo a vedere la nostra nazionale giocare, ed è stato grazie anche a te che abbiamo capito sicuramente meglio cosa succedeva sul track e alle tue telecronache e agli articoli che hai scritto. Davvero grazie mille, Roberto. Io non pretendevo di convincerti in ogni caso, so che non esserci riuscito, però vabbè, io volevo solo spiegare, ecco, volevo spiegare, non volevo convincere. Perfetto, allora, hai fatto ottimamente il tuo compito. Ci sentiremo sicuramente anche nelle prossime nostri appuntamenti, insomma, ti terremo sempre in collegamento con noi perché sei un'ottima fonte di informazioni e di elaborazione anche dei dati, insomma, riesci davvero a darci una grande mano, grazie davvero per il tuo lavoro. Grazie a voi. Grazie mille, Roberto. Ciao, Roberto. Ciao. Andiamo avanti. Allora, siamo quasi in conclusione. Siamo andati lunghissimi su questa puntata, però vabbè, era una puntata speciale, era necessaria. Voglio parlare dei prossimi. No, parliamo un attimino. Potremmo parlare un po' di Arpis. Torniamo a Milano. Siamo stati a Manchester parecchio, adesso torniamo a Milano. E io direi è doveroso citare quello che è stato il contributo a questo Team Italy da parte delle atlete milanesi. Le azzurre arpie. Per una volta non gialle, ma azzurre. Sembra il gioco dei 9. Non so se te lo ricordi. Sì, c'era in televisione anni fa. Le 9 arpie sono quelle che vedete molto piccole in sovraimpressione. Momento. Dall'alto sinistra vai. Allora, abbiamo Electric Lemon, capitano, ovviamente, Elociraptor, che ben conosciamo, Lintor. Dopo abbiamo Willary Tulip, che aveva un ruolo particolare nel Team Italy, era team manager insieme a Furio. Ed è stata molto utile per svolgere tutte quelle mansioni burocratiche di organizzazione e di motivazione alle ragazze che sono necessarie in un torneo di questo tipo. Dopodiché, andando avanti, Sylph, che è ovviamente un'arpia in questo momento in prestito all'Inghilterra, che però è tornata a casa con le sue compagne, anche se appunto in una veste nazionale. Abbiamo poi Brutal Sanchez, che però per un problema di salute durante i giorni del torneo non è riuscita poi a raggiungere le sue compagne, e questo è stato davvero un peccato per lei e per il gruppo. Dopodiché abbiamo Phoenix, Heidi Rollerblock, vecchia conoscenza di Milano All News, e Mad Minion nel ruolo di lineup manager e anche di statistica del gruppo, quindi nuova veste anche per Mad Minion. E così, questo è il contributo, quindi un contributo molto importante delle arpie di Milano nel Team Italy. Un nuovo capitano che è Lemon, ricordo il vice capitano è Maki Maniac delle Crimson Vipers. Io chiederei a Lemon com'è andata nel ruolo di capitano. Sì, è il momento in cui tu hai dato la fascia stasera, il momento di Lemon in cui soprattutto non dovrai dire ovvietà, dovrai dire qualcosa di imprevisto per fare un po' di notizia. Beh, mi sono divertita, è stata una bella esperienza, è stata un'esperienza nuova, anche se nelle Arpi sono vice capitano e ogni tanto, quando la Elo mi concede questa cosa, posso anch'io imparare qualcosa di nuovo, e spero di aver fatto un buon lavoro, anche se so di non aver fatto tutto quello che potevo fare.
C'è un po' come tu come il ranking, cioè l'hai fatto bene ma mancava ancora un pochino. Sì, si può sempre fare qualcosa di meglio, dai. Si può sempre fare meglio. Che cos'è che non hai voluto, cos'è che non potevi fare ancora meglio? Dai. Potevo sempre fare qualcosa di meglio. L'emozione di scendere e, insomma, con questa fascia dentro il campo. No, insomma, sinceramente no. Cosa no? Non avevi le... Senti, allora io ti faccio una domanda un pochino più a gamba tesa. Come è andata con l'inglese, con le official review? Perché poi alla fine uno dice: ah, sì, bello, no, il capitano. Non mi chiamava mai, quindi in realtà. Ah, quindi ha fatto alla soprattutto tutto il culo. Perché non ci hanno fatto il capitano, sai? Io non so bene chiedere le official review, qualche difficoltà, mi incutono un po' di timore. No, c'era Goofy, per questo andava alla grande. Sì, ma Goofy l'abbiamo visto, tra l'altro, andava dentro spesso e volentieri. Sì, parlava super lui. Con i ref come se fossero vecchi amici. Alla fine, quindi grazie. Io qualche ref, però qualche ref conosciuto l'ho visto, qualche ref del DDT ho visto. Tantissimi ref europei, tantissimi NSO europei. Ovviamente è un torneo che si è svolto in Inghilterra, quindi in Europa, diciamo, e quindi è stato molto raggiungibile per tutti i nostri amici ref NSO che di solito vengono anche a Milano ad arbitrare. Nella partita con l'Islanda c'è stata una particolarità all'inizio della partita. L'inno nazionale è stato un grandissimo successo, l'inno italiano. Allora, come al solito, abbiamo il filmato che possiamo vedere, mentre parliamo. Sì, sì. Che possiamo vedere, appunto, non ha importanza ascoltarlo. Sì, allora vorrei che fossi tu a introdurre questo progetto, perché Milano All News è stato coinvolto fin da subito ed è stato anche fornito, diciamo, gli spazi e i materiali. È un progetto che appunto ha visto unire le forze di Milano News con il Team Italy maschile e femminile, con tutto, diciamo, poi il movimento del roller derby, insieme a poi a quel movimento che invece spinge per il riconoscimento della LIS, sì, la lingua italiana dei segni. Esatto. Quelli che vedete, ad esempio, in questo caso è un atleta, in questo caso invece è un cantante, e in questo caso è una facilitatrice al dialogo, no? Come sì, che era? Assistente alla che non posso dire interprete, se no si arrabbia. Perché non è un interprete, è un assistente alla comunicazione. Comunicazione, ok. Che hanno appunto reinterpretato l'inno nazionale, da poco oltretutto riconosciuto come ufficialmente inno nazionale italiano, nella lingua dei segni. Una lingua che non è ancora invece riconosciuta, nonostante abbia una storia più che di cent'anni ormai di storia alle spalle, una lingua appunto non riconosciuta. Un po' una cosa in comune anche un po' con i roller derby, che appunto non è ancora uno sport nazionale riconosciuto da nessuna federazione, quindi avete fatto un po' questo sodalizio per promuovere e per far conoscere entrambe le realtà, giusto Pippo? È tutto corretto. C'è anche da dire, un dato molto interessante, molto importante a supporto di questa iniziativa, è che all'interno della nostra piccolina, sì, comunità di atleti, coach, arbitri e NSO del roller derby italiano, ci sono persone sorde, affette da sordità parziale nel nostro caso, e che quindi sono, a partire dalla Pimpa da cui nasce questa iniziativa, okay, e che vogliamo salutare come persona fondamentale, persona chiave di questo progetto, cioè la Pimpa di Torino, delle Bloody Wheels di Torino, aveva raccolto informazioni su quelli che sono gli atleti sordi in Italia, e abbiamo una discreta incidenza di frequenza, diciamo, di atleti che hanno questa disabilità. Perché negli Stati Uniti, dove il roller derby senz'altro è più conosciuto e più giocato, esistono addirittura delle squadre composte interamente da atleti e atlete sorde, e quindi muove appunto i passi questa iniziativa da questa considerazione, fatta a partire da questa ragazza che è la Pimpa, che salutiamo. Dunque, di nuovo diventerà quindi una consuetudine per le nazionali italiane, ogni qualvolta appunto si vada nei tornei internazionali, cantare l'inno non solo appunto con la voce, ma anche quindi con le mani, con i segni, giusto Filippo? Io direi di sì. Alle porte della primavera ci sarà il mondiale maschile a Barcellona, il primo weekend di aprile,
e quindi sarà preparata anche una versione in inglese di questo video per permettere una circolazione, una diffusione maggiore, perché il numero di atleti stranieri nel team Italia maschile è anche più alto e tutti, questa è una cosa importantissima da dire, a partire da quando è nata questa idea, hanno studiato non solo i segni con cui si segna l'inno, ma anche le parole da cui poi vengono tratti i segni. Ed è stata quindi un'occasione anche per scoprire un inno che è sempre stato un pochino trascurato come una semplice marcetta, ma che in realtà, io vi posso assicurare, rispetto ad altri inni nazionali, quando si canta sul track prima di iniziare è fortissimo, è potentissimo, e nel silenzio generale, alla fine, quando si esplode in un sì, gli announcer, chiunque è lì nella zona, non può far altro che dire wow. Cioè, questa cosa qui l'abbiamo vissuta e credo che anche a Manchester sia niente da invidiare, quindi alla famosa H, ad esempio, della Nuova Zelanda. Assolutamente no, perché di fatto il canto degli italiani è un canto di guerra, e che prepara alla competizione, alla competizione anche sportiva. Di competizioni, appunto, è fatto invece il calendario prossimo delle Arpis. Sì. Allora, siamo in conclusione, andiamo a vedere velocemente i prossimi appuntamenti che, insomma, sono qua dietro l'angolo. Diciamo che ci manca pochissimo, qualche giorno, Lemon, il 17 febbraio, e abbiamo in calendario Arpis She-Wolves, la squadra di Roma. Quindi è un Milano-Roma, un grandissimo classico che, oltre che essere un cocktail, se non sbaglio, è anche... No, sì, io ricordo la trasmissione televisiva, infatti ricordo quella. È un grande classico, forse è un topos, canzone, cioè. È un topos letterario. Abbiamo finalmente le lupe a casa nostra per una partita regolamentare con i sacri crismi per poter mettere in ranking quello che è la nostra partita con la nostra competizione. Mi sa una partita tutto è finita, quindi appunto da ranking è tutto. Poi al centro sportivo Saini, attenzione, è da dire che non giocheremo al solito centro sportivo Vismara questo sabato. Seguire anche uno scrimmage interessantissimo tra le Sisters, quindi la lega dell'Adriatico. Sì, abbiamo studiato abbastanza bene. E il BB Team, che è un altro progetto in cui Milano è presente insieme a Torino, in cui appunto le nostre ragazze del BB Team giocheranno contro le Sisters. Dopodiché a marzo abbiamo un'altra partita tutta italiana con le Poison Kittens, quindi vengono su da Palermo a Bergamo, si giocherà se non sbaglio questa partita esattamente un mese dopo la partita di sabato. Poi ad aprile si fanno gli esami per la TBC. Ad aprile le Arpis dovranno affrontare la TBC, anch'io non lo pensavo, però effettivamente è un problema. Che cos'è? Credo sia to be confirmed. Ah, ok. Credo sia così, un inglesismo proprio di bassa lega, in cui c'è in ballo qualcosa con Zurigo, forse. Sì. Non è ancora confermato, però sai, noi dobbiamo fare notizie sensazionalistiche. Si giocherà nel Gottardo, in coda, perché di solito lì ad aprile, come c'è il ponte del 25 aprile, si fanno 3 ore minimo di coda. A maggio invece si va o vengono loro? Si va. Parliamo di questo evento di maggio, perché è un caso più unico che raro, se non sbaglio, una specie di mini torneo, finalmente. Si gioca contro 2 squadre, noi contro loro e la terza squadra non so chi sia. Quindi ancora è un altro TBC. È un altro TBC. Utrecht più TBC. Utrecht TBC, ma soprattutto l'evento che tutti aspettano. L'evento del 9-10 giugno. Il BIT, che tu credi sia la borsa del turismo. Il BIT da quest'anno sarà il Blocking Touring, ok? Che con questo inglesismo vuole praticamente manifestare quello che sarà il nuovo Skir, la nuova Coppa Italiana. Quest'anno si sposterà a Torino e ci la sono Coppa scende giù dai monti quest'anno. Scende giù dai monti, per citare uno slogan Tirolo, famosissimo, appunto. E ci troveremo, il Roller Derby Italiano si darà appuntamento a Torino all'inizio di giugno. Sarà un evento sensazionale e chissà se Milano News vorrà Ma siamo già lì, ma la cosa lo chiede a fare. Dato che, voglio dire, Torino è siamo già lì. Torino, abbiamo una regista che è di Torino, da ormai quest'anno.
quest'anno, che fa pendolare, quindi va benissimo. Di giugno andiamo tutti da lei, ma quindi vada. Giugno sarà un grandissimo evento e poi pochi giorni dopo, però insomma non fate tempo neanche a riposarvi, le nostre vecchie amiche di Rotterdam si va ancora in si va noi perché vecchie amiche no non abbiamo giocato sì, avete giocato qua a Milano la scorsa con estate con Rotterdam, sì, è andata anche molto bene, non so se tu c'eri, ma noi c'eravamo, abbiamo fatto tipo 3 puntate di Track Talk, abbiamo snocciolato statistiche per ore. Quelle verdi erano, se lo ricordi, quelle verdine. Ma c'ero? Comunque, quest'anno devi andare tu da loro. Com'è che funziona adesso? Sì, andiamo noi a giugno. Però anche lì saranno 2 partite per le Harpies. Quindi è Rotterdam più TBC. Cioè, 2 partite per le Harpies, giocate 2 volte. No, andate Rotterdam e sempre una terza squadra che in questo momento... TBC. Esatto. Ma che potrebbe essere utile a questo punto, già che siete lì. Facciamo un weekend unico. A questo punto, infatti. Sì, in effetti, le distanze sono quelle. Quindi, io direi che il menù è abbastanza ricco. L'appuntamento è per questo sabato, 17 febbraio, al Centro Sportivo Saini. Alle 14. Cosa ti aspetti da questa partita, Lemon? È una partita molto curiosa e soprattutto, per la prima volta, forse, le prossime 2 partite delle Harpies, una dietro l'altra, sono partite tutte italiane. Si sta forse pensando a un campionato italiano? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Cosa ti aspetti dalla partita con le Lupe? Di divertirmi. Divertirmi sì, perché... No, vabbè, perché comunque con... Un po' la tua firma stilistica. Diciamo, un po' di Lupe, abbiamo delle amicizie, sai? Mm. E quindi spero risulti una partita piacevole per tutti. Per noi, per loro e per il pubblico. Qual è il ranking? Quanti punti dovete fare? Non lo so, ho controllato oggi ma non mi dava i risultati. Bene, quindi già è un ottimo segno, non sappiamo più dove andare. Va bene, diciamo che insomma la fatica ci sta arrivando, quindi soprattutto la voglia, anche la fame, abbiamo voglia di andare a cena, credo, quindi possiamo chiudere. Ma scusa Fabio, a proposito di fame, volevo chiederti di mandare un attimo un contributo che poteva interessare i più, perché quest'anno, come vi ho detto all'inizio, ho partecipato ai mondiali da tifoso, e uno dei problemi che si pone il tifoso di roller derby quando deve guardare delle partite senza palla in uno schermo grande come quello di un monitor di un computer è quello di conciliare magari la cena con la partita. Allora, quali sono i consigli che posso darvi sulla base della mia esperienza vissuta? Vediamolo. La regia può mandare, ecco, quella sulla sinistra, la vedete nel primo giorno di torneo, è la frittatona. No, questa è la frittatona alla Fantozzi, ma le cipolle? Era una con i porri, veramente, quindi una versione che pensavo fosse più leggera, ma in realtà si è rivelata molto più pesante, e quindi si inizia con la frittatona d'obbligo, diciamo. Come già detto prima, come già anticipato, la partita col Belgio è andata avanti a Fernet Branca e cioccolatini, presi dal nervoso di vedere un'Italia che giocava bene e non avere il risultato in mano. E poi la terza e ultima partita con l'Islanda, dato che me la sono proprio goduta, ho scelto invece un piatto, un'insalata fredda, perché qual è il problema? Il problema è che tu, una volta che inizi a guardare la partita del roller derby, non mangi più. Quindi la frittata l'ho mangiata 2 ore dopo ed era già completamente fredda, mi è rimasta sullo stomaco. Invece l'ultimo giorno non ti fa capire, il tifoso smart sa che può deve anzi mangiare qualcosa di freddo per evitare che si raffreddi. Ecco, quindi un consiglio che volevo dare. Ecco, in chiusura volevo dire che proprio Iacovacci mi ricordava in questo momento che di Rotterdam avevamo già parlato con te, Lermont, tra parentesi, sì. E a mia domanda cosa sai dire di Rotterdam, la risposta è stata non so niente, quindi è rimasto tutto come prima, quindi ecco, non ti preoccupare, come se non fosse successo niente. Allora, come dire, benissimo. Questo è Track Talk, questo è il roller derby per chi non lo conoscesse, e anche tanto altro, tanto divertimento, è delle ragazze come Lemon che si fanno un mazzo tanto e se le danno di santa ragione, ma si divertono ancora di più. Sabato, ricordiamolo, al Centro Sportivo Saini, però dopo l'Ambrate, insomma, non è che sia neanche tanto lontano, è dietro, un attimo, ci arriva anche un autobus, sì, non mi ricordo che numero, ma ci arriva anche un autobus. È un attimo, andate, a che ora la partita? La partita è prestissima, inizia alle ore 14. Perfetto, quindi potete venire a bervi e mangiarvi una cosa in loco, perché ci sarà il nostro bar, che bar è stato denominato Bar Rutto. Perfetto. Che vi offrirà dei simpatici snack. Si pagano. Offrirà a pagamento, ovviamente, dei simpatici snack. Voleva giusto sostenere il movimento. La CIA di cassa, non di capitano, in questo caso. Vabbè,
Lemon, grazie davvero di essere qui con noi oggi. Allora ci vediamo sabato al Saini. Pippo, grazie mille, noi grazie, ci rivedremo presto, avremo ancora altre puntate speciali per seguire appunto l'andi rivieni delle ragazze del... e forse appunto questo campionato che ma no, così è nell'aria. Campionato is on the air e quindi io davvero vi ringrazio tantissimo, saluto tutte le ragazze del Roller Derby che stanno seguendo in questo momento, tutto il movimento che so che ci segue adesso o domani quando ricaricheremo in differita questa puntata. Grazie mille a tutti, buonasera, arrivederci e a presto.